Un viaggio dal sud al nord, dalla Campania alla Lombardia, nel cuore del Covid-19, per capirne di più, per farci raccontare. Il sud lancia qualche bagliore di speranza attraverso i numeri che ogni sera ci propina la protezione civile quando dirama l'ormai abituale bollettino di guerra delle 18, ma al nord non è proprio così. Il nord Italia, e siamo Brescia, è lacerato dal coronavirus, gli ospedali sono diventati la prima linea di una guerra estenuante. I pazienti si sono ammassati nel pronto soccorso, morendo, spaventati e impauriti. Tutto questo si legge a caratteri cubitali nei volti degli uomini e delle donne che hanno lottato per salvarli, medici ed infermieri. Noi abbiamo sentito una donna, la signora Angela Ricci, che è nata e vive a Brescia, per farci raccontare i fatti e le sue emozioni. Signora Angela, benvenuta e grazie per la sua disponibilità. Lei si trova a Brescia, esattamente in quale zona di Brescia? Allora, io abito nella zona est di Brescia, in un paesino che si chiama Castenedolo, che ha circa 11.000 abitanti ed è circondato da tanti altri paesi. Senta, guardare i numeri della sua città, la situazione è davvero critica, 1.500 positivi e oltre 309 i morti, sono davvero numeri di guerra? Eh sì, purtroppo sì. Brescia è martoriata da questo virus e i numeri dei contagiati, dei decessi è sempre molto alto, anche se ci dicono in questi giorni che qualcosa sta cambiando in meglio. Ecco, come sta vivendo lei questa emergenza e qual è la cosa che l'ha colpita maggiormente? Allora, io sto vivendo questa cosa stando in casa. Ogni tanto esco a fare la spesa, queste uscite mi danno la possibilità di far calare un po' l'ansia, la paura, che sono normali, penso, per tutti. Certamente sì. Lei ricorda qualche cosa in particolare che l'ha colpita? Sì, una cosa mi ha colpito davvero tanto, è stato quando ho sentito arrivare la sirena dell'ambulanza, e una sirena che qui ormai conosciamo molto bene, che però questa volta si è fermata proprio vicino a casa mia. E ho visto questa ambulanza, i volontari che scendevano tutti vestiti di bianco e che si portavano via una persona che io conoscevo fin da piccola, scusate. Assolutamente, assolutamente. E non è più stato come vedere le cose in televisione, ma dal vivo. Certo. E l'emozione è stata forte e molto dolorosa. Lei cosa fa nella vita? È una docente? Sì, io sono una docente e devo dire che con questa didattica a distanza riusciamo a fare qualche cosa, però ovviamente a noi insegnanti mancano i bambini, ci manca la nostra classe, la nostra routine, il nostro quotidiano, i nostri abbracci. E che futuro vede, diciamo a breve distanza? È ottimista? Non lo so, perché poi più ci si informa e forse meno si riesce a essere ottimisti, perché questa grande pandemia pare che possa ripetersi l'anno a settembre, non lo so, io spero tanto nelle persone che facciano il loro dovere, che restino in casa, che rispettino le misure di sicurezza possibili immaginarie, perché in questo modo davvero si può fare qualcosa. Bene, davvero una situazione surreale, questi racconti che arrivano non solo da Brescia ma da buona parte del nord, ma anche dal sud. Signora Angela, se lei non ha altro da aggiungere, io la ringrazio per la sua disponibilità e la sua testimonianza. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.